Troppo caldo oggi per andare in bici, quindi parleremo di qualcosa di non diverso, ma attinente. Spesso quando parlo con qualcuno che guarda i miei video mi chiede: ma tu non hai paura dei cani, specialmente dei pastori maremmani che sono quelli più pericolosi? Cioè, ma come fai? Ma insomma, in questo video vi voglio parlare di quelle che sono le mie esperienze con questo tipo di animale e come io vado a reagire io. Sia chiaro che questo non ha la pretesa di essere un tutorial, ma più semplicemente una raccolta di esperienze e cose che ho dedotto e che quindi mi fanno reagire in un certo modo. Chiamiamoli consigli, ma poi ognuno rimane responsabile delle proprie azioni. Se vi succede qualcosa, insomma, siete responsabili delle vostre azioni. Quindi vi andrò a parlare di questo piccolo animaletto che è il pastore maremmano, quello più frequentemente incontrato, venuto al mondo per flagellare le vite di noi ciclisti. Ora, per capire come comportarsi con un maremmano, bisogna capire cos'è un maremmano. Come diceva Sun Tzu nell'arte della guerra, conosci il tuo nemico come conosci te stesso. Il pastore maremmano è un cane da difesa, un cane da pastore, ed è, come sempre, come ho detto prima, un cane, quindi discende dal lupo. Qual è il comportamento di questo cane? Perché si comporta in un certo modo? E per, diciamo, andare a scatenare quella che è la sua indole difensiva, e badate bene, ne ha. Evidentemente dobbiamo andare a mettere in pericolo ciò che il cane reputa suo, una sua proprietà che noi andiamo a minacciare con la nostra attività fisica. Questa sua proprietà può essere qualsiasi cosa, diciamo, può essere un gregge di animali, così come può essere un terreno non recintato, come spesso se ne trovano, che però lui giudica suo. Innanzitutto ricordatevi che avete a che fare con un bestione di circa 60 kg, alto quasi un metro, che ha una forza spaventosa. Poco poco aggressivo. Come facciamo a determinare, per esempio, se siamo in un posto tipo questo, come facciamo a determinare cosa sta proteggendo? Questo è molto semplice. Se ci stiamo avvicinando lentamente a quella che è la sua proprietà, il cane ci verrà incontro. E si frapporrà fra noi e ciò che deve proteggere, più o meno circa a metà strada. Guardando il cane, ciò che c'è dietro di lui, a ciò che c'è dietro di lui non dobbiamo assolutamente avvicinarci. Se ci stiamo avvicinando cautamente a quello che è l'oggetto, il posto che il maremmano sta difendendo, abbiamo molte più probabilità di poter passare senza essere aggrediti. La prima cosa da fare è non aver paura. Ciò che il cane in realtà va a osservare non è l'odore dei nostri ormoni impauriti che emettiamo, ma è il nostro comportamento. Che cosa succede? Quando abbiamo paura, la nostra respirazione cambia, e i nostri muscoli si irrigidiscono e questo il cane lo osserva. In quale altra situazione ciò avviene? Quando ci si prepara a un combattimento. Cambia la respirazione perché c'è tensione e i nostri muscoli si irrigidiscono. Quindi aver paura fa capire al cane una cosa sbagliata, ossia che ci stiamo preparando a combattere contro di lui. Una buona tattica per ovviare a questo problema è non guardare mai il cane direttamente negli occhi. Quindi, che cosa faccio io? Non lo guardo mai negli occhi, ma lo tengo sempre nel mio campo visivo. Mi sposto alla massima distanza possibile da ciò che sta proteggendo. Ricordatevi che la direzione in cui vedete il cane è la direzione di ciò che sta proteggendo, quindi mi sposto dall'altro lato alla massima distanza possibile e lo tengo nel mio campo visivo con le code degli occhi. Non guardandolo direttamente negli occhi e dimostrandoci disinteressati a quello che è il suo territorio, comunque la cosa che protegge, il cane
capendo che non siamo interessati, ci lascerà passare tranquillamente. Ciao Bao. Ciao Bao, scusa se ti disturbo. Se il cane invece si dimostra un pochino più ostile e ci viene ad abbaiare contro, comunque si avvicina, la cosa da fare in quei momenti è scendere dalla bici, non rimaneteci su, e continuando a tenerlo nel nostro campo visivo, frapporre la bici fra noi e il cane. Perché questo? Perché comunque la bici è un oggetto solido da poter usare come scudo. Ok, mi fermo, calma. A me così è andata sempre bene, ammetto. Comunque ci potrebbero essere delle casistiche in cui non va troppo bene, tipo quando stavamo scendendo da Elce della Vecchia con un mio amico e invece di passare piano piano siamo scesi a rotta di collo, ci siamo dimenticati che lì ci fosse il cane e il cane si è lanciato contro di noi arrivando a un metro dalla coscia del mio amico. Che succede? Perché ci ha visti di colpo, ha reagito d'istinto recependo noi come un potenziale pericolo e quindi ci è saltato contro. Ricordatevi che psicologicamente parlando questo cane non è un succube del pastore, è più un amico alla pari, diciamolo così, ha un carattere che gli consente di stare alla pari e siccome la presenza del pastore non sempre è scontata, il cane per psicologia sua, per sua innata indole, prenderà delle decisioni sue, cioè lui decide per fatti suoi come deve reagire. Poi se c'è il pastore a tenerlo, ok, ma se no lui reagisce come più gli sembra opportuno. Non ne bastasse uno, potremmo ritrovarci a doverne affrontare più di uno e contemporaneamente. Ora, i cani, per quanto questo sia un cane da difesa contro i lupi, i cani sono comunque discendenti dai lupi, quindi adotteranno delle tecniche molto simili ai lupi. Che cosa fa quindi questo simpatico animaletto? Quando sono più di uno, potrebbero avere l'istinto, l'istinto di accerchiarvi. E se vi ritrovate in mezzo a già due, tre maremmani, lì inizia ad essere più problematica perché anche scendendo dalla bici avresti i lati scoperti. Quindi la cosa migliore da fare in questi casi è non lasciarsi accerchiare. Piuttosto indietreggiamo o comunque manteniamoli tutti su un'unica linea, in modo che se avvenisse un attacco sarebbe comunque su un'unica linea, su tre linee non ti puoi difendere. Prendere degli oggetti da terra tipo un bastone o oggetti contundenti o altro e mettersi a gridare vai via non farà altro che indispettirlo ulteriormente. Altro non farà che pensare che ci stiamo preparando alla lotta, ma lui sa di avere un vantaggio abbastanza consistente in termini fisici, quindi meglio evitare di porci in modo sbagliato nei suoi confronti e fargli capire che stiamo per lottare contro di lui. Questo è quanto io ho appreso nel corso delle mie avventure in giro e avendo a che fare con questo tipo di animale. Semmai dovesse purtroppo succedervi qualcosa, ricordate di non prendervela con il cane, perché lui è un essere governato, come dicevo, dall'istinto. Prendetevela piuttosto con il padrone. A tal proposito, la legge ci viene incontro tramite l'articolo 672 del codice penale, che recita testualmente: chiunque lascia liberi o non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258, che saranno mai 258 euro quando uno magari si fa un bel po' di ospedale. Ma comunque esiste una legge, questo sia chiaro. Detto ciò, spero che il video vi sia piaciuto e spero di tornare presto in bici quando questa cosettina qui smetterà di mandare tutto questo calore, quando questa stufa manderà un po' meno calore. Perciò, alla prossima!